Ecco, indicato che questo è il primo di una serie di eventi che vorremmo organizzare in live. Sarà quindi questa sera sull'Art Advisory, come si valuta un'opera d'arte moderna e contemporanea. Volevamo anche segnalare che al termine di tutti gli interventi ci sarà la sezione Question and Answer, in cui si daranno tutte le risposte che tutti gli ospiti potranno fare dal proprio dispositivo in alto a destra dello schermo. Beh, le risposte verranno date tutte al termine dell'evento. Qualora non riuscissimo tutte a darle in diretta live, risponderemo individualmente, per cui siete pregati, se desiderate, di indicare i vostri riferimenti mail o telefonici per essere ricontattati anche successivamente al termine dell'evento. Eccoci Maurizio, ecco, così Grazie. abbiamo dato tutte le indicazioni anche tecniche. Allora, grazie mille. Io ringrazio tutti quelli che hanno permesso questa cosa per me un po' strana, perché io sono un amante del contatto fisico e quindi questo diventa una cosa un pochettino strana nel mio modo di vivere la vita. Però dobbiamo abituarci a tutto e se questo è il futuro. Io sono sempre stato un fautore quando cercavano di convincermi che il robot advisor fosse una cosa importante, ho sempre detto che è importante e utile per velocizzare le cose, la digitalizzazione è importante per velocizzare le cose, ma nei rapporti umani, e me ne rendo conto proprio stasera che vi sto parlando da un'icona piccola piccola sulla destra, devo dire forse non è la cosa migliore. Però dobbiamo abituarci ai tempi, siamo in un momento molto difficile, molto particolare. Stavo guardando il giudizio di Fitch che declassa l'Italia in un momento così. Sinceramente non lo capisco, non capisco perché Fitch in un momento come questo aveva bisogno poteva farlo fino a luglio, abbiano questa voglia di mettersi con l'Italia e giudicare l'Italia. Sono molto seccato di questa cosa, ma fa parte di un gioco forse più grande di quello che abbiamo noi. Stasera ci dilettiamo con anche lo studio Negri Clementi nel parlare come si valuta un'opera d'arte. Io compio 43 anni di banca quest'anno, di esperienza bancaria, nasco dalla gavetta della banca, la conosco diciamo dallo sportello fino ad aver fatto determinate cose nell'investment banking e una ventina d'anni fa, in altre esperienze, abbiamo capito che l'arte era una cosa che non solo era una cosa che poteva piacere, ma anche un bene da valorizzare. Quindi cercheremo stasera e nei programmi, come la dottoressa Ginoli ha detto, cercheremo di sviluppare un rapporto con l'arte facendo anche della beneficenza, cercando di fare anche della beneficenza. Quindi è un programma più vasto di questa sera dove parleremo un po' di cose. Allora, io sono amministratore delegato di questa banca Cesare Ponti, è una delle banche, diciamo, forse la banca più antica come boutique finanziaria d'Italia, e compie 150 anni il prossimo anno. Ci stiamo arrivando in maniera strana, perché voglio dire, è un momento particolare, è un momento anche di grande riflessione, perché lavorando da casa ci ha dato forse la capacità di un po' di sintetizzare le cose, svilupparle delle altre, sicuramente di capire che nessuno è indispensabile, di capire che non siamo invincibili, forse più che aver capito che magari l'economia non va bene, il PIL sarà giù del 15%, tutto questo è vero, tutto abbiamo ragione, ma poi alla fine tutto questo fa parte di un calcolo economico. Quello che forse abbiamo riscoperto, qualche valore in più, o che non siamo appunto invincibili nelle banche, negli Stati Uniti, nessuno. E quindi magari un occhio anche prima averlo dato a cose belle, a cose da valorizzare. Ecco l'arte, una di queste cose. L'opera d'arte, direi che in Italia facciamo solo difficoltà a non inciamparci mentre camminiamo, per cui è un pozzo di ricchezza e un pozzo di valorizzazione. Vi do alcuni dati che poi probabilmente Anna Paola Negri Clementi sicuramente vi darà più precisi di me, ma noi abbiamo visto il tesoro delle banche. Allora, il tesoro dei clienti è fatto, il patrimonio dei clienti è fatto per una gran parte di, è vero, BTP, titoli di Stato, azioni, ma un 20% del patrimonio totale sono opere d'arte. Opere d'arte che a volte non vengono valorizzate, a volte facciamo fatica anche a parlare con i clienti, facciamo fatica affinché i clienti possano utilizzare questo patrimonio per metterlo a disposizione
di altre persone o nel fare beneficenza o fare cose utili, socialmente utili. Abbiamo cominciato un percorso che parte dalla mia precedente esperienza e vogliamo fare anche in Cesare Ponti. Abbiamo fatto a dicembre una mostra con quadri molto belli, di valore, e devo dire che è stata una serata particolare proprio per la bellezza e la descrizione di questo critico d'arte che ci ha descritto dei patrimoni che veramente sono poi collezioni anche private. Quindi, che dire in più? Questa è una delle parti che sviluppiamo in questa boutique finanziaria, che l'anno scorso ha vinto un premio anche come miglior boutique finanziaria, boutique di private banking d'Italia. Il connubio tra arte, private banking, il lusso sembra stonare, no? In un momento come questo, però forse è proprio nei momenti di curva ciclica in cui investire non è il momento in cui c'è la frenesia di far tutto e magari a volte le cose male. Magari l'arte è una cosa che si fa, si è fatta nei secoli, i quadri li hanno dipinti a volte in 4, 5, 10 anni, e cattedrali costruite in 100 anni. Noi eravamo abituati soprattutto a Milano, a una cosa che il mordi e fuggi. Questo probabilmente sarà da ricalcolare, non sarà più mordi e fuggi, mordi, pensa e poi magari fuggi se è del caso. Per quanto riguarda la situazione finanziaria, poi magari nel Q&A io sarò qui a disposizione perché non voglio togliere tempo a quelli che parleranno proprio della valutazione dell'opera d'arte perché è il core della serata. Io sono a disposizione, vi dico solo che crediamo in questa parte di business, che è anche per noi un business, ma anche sviluppare e valorizzare determinate cose. Infatti le sedi che apriremo della banca sono, beh, quella di Piazza Duomo è meravigliosa, a Genova siamo in un posto meraviglioso, le altre 12 filiali che stiamo aprendo in tutta Italia sono in posti che non faranno altro che valorizzare un patrimonio artistico che abbiamo veramente importante. Io ringrazio, passo la parola a chi parla di cose più interessanti di quello che ho detto io e rimango a disposizione per qualsiasi tema nel Q&A. Grazie mille e buon lavoro a tutti. Grazie Maurizio, sono Marco Vicentini di Banca Cesare Ponti e vi presento i nostri ospiti di questa sera. La mia struttura si occupa appunto della selezione dei partner per la consulenza finanziaria, per la consulenza patrimoniale non finanziaria. Tra i nostri partner c'è appunto anche lo studio Negri Clementi. E oggi abbiamo a parlare con noi l'avvocato Anna Paola Negri Clementi. Dell'omonimo studio. È avvocato specializzato in fusioni, acquisizioni, M&A e corporate governance e diritto dell'arte, ovviamente. Ha al suo attivo una serie di altre pubblicazioni e partecipazioni. Da segnalare che è stata quest'anno annoverata da Forbes Italia nell'elenco delle 100 donne italiane di maggior successo. Ed è stata insignita l'anno scorso, nel 2019, come avvocato dell'anno per l'arte dalla Legal Community Awards. A seguire, Anna Paola ci farà una presentazione del connubio sicuramente complesso e delicato tra l'arte e il patrimonio dei nostri interlocutori. Per quanto riguarda invece lo specialista che ci parlerà proprio della valutazione delle opere d'arte, è il dottor Massimo Vecchia. Il dottore ha una elevata e pluriennale esperienza nell'ambito dell'arte, soprattutto dell'arte moderna e contemporanea. Ha collaborato e collabora con la Galleria Milanese Lampertico e con la Casa d'Aste Genovese Van Ness. Oltre a queste collaborazioni, ha anche una serie di collaborazioni con rinomate case europee e non solo italiane. Io lascio la parola a loro, vi invito a partecipare a questo evento, appunto condividendo e comunicando con noi e facendo domande se le ritenete opportune. Vuole essere questo una sorta di salotto ancorché virtuale e che sostituisce in questo momento quegli incontri a cui siamo più abituati, ma che riteniamo anche di riproporre più avanti quando anche, come diceva il dottor Zancanaro,
potremo anche incontrarci personalmente. Lascio qui la parola ad Anna Paola, che saluto e ringrazio. Allora, anzitutto ringrazio io Banca Cesare Ponti e dottor Zancanaro e dottor Vicentini per questa presentazione. Questa sera noi volevamo parlarvi appunto di come si valuta un'opera d'arte moderna e contemporanea e io mi sono presa un piccolo spazio per fare i saluti introduttivi e per parlarvi dei temi che mi sono poi più cari, che sono in realtà il driver emozionali, i driver emozionali e finanziario per il quale si compra opera d'arte. Quindi passo a raccontarvi la mia presentazione. Quindi la domanda è passione verso investimento perché si acquista un'opera d'arte. E sicuramente il mondo dell'arte e il mondo del private banking sono mondi che sono strettamente correlati, lo sono sempre stati e lo sono anche oggi. Noi abbiamo assistito in questi mesi di reclusione sostanzialmente a domande di consulenza che erano da una parte, derivavano da successioni non programmate, comunque da passaggi di proprietà non programmati, e dall'altra parte da un'accelerazione della volontà di fare ordine ai propri patrimoni, proprio perché tutti spaventati e effettivamente mossi anche da quello che viene definito anche dagli statisti come indice della paura. Quindi sicuramente possiamo dire che i bisogni del collezionismo rispetto all'arte di pianificazione e protezione ci sono sempre stati e che oggi diventano bisogni urgenti in quest'ottica in cui ho appena raccontato. Il tema è quello sicuramente di acquistare conoscenza e consapevolezza di quello che si possiede, sia il bene, un'opera d'arte, gioielli o altro, proprio per assumere delle decisioni programmatiche. Ed è questo il senso di questa presentazione che poi lascerà la parola al dottor Vecchia su come si valuta un'opera d'arte moderna e contemporanea. Nell'ottica della valutazione e della valutazione di un'opera d'arte, quello che noi definiamo il buon pater familias, ma comunque il collezionista, farà sostanzialmente una due diligence, e quindi si domanderà che cosa possiedo, se ho il certificato di autenticità e il condition report, che poi il dottor Vecchia ci racconterà quanto è importante possedere questi documenti, quindi che valore ha quello che possiedo, come posso preservare il valore, questo anche nell'ottica di una gestione della collezione. Se intendo valorizzare l'opera d'arte mediante disinvestimento, come circola l'opera d'arte in Italia e all'estero, e quindi farsi una serie di domande anche sulla normativa del codice dei beni culturali. E poi un po' la domanda che rimane quella sempre cruciale, considerato proprio la funzione economico-sociale dell'opera d'arte, che è quella di andare oltre la vita del proprietario, è domandarsi che cosa ne sarà di me e quindi quali strumenti di governance o di passaggio proprietario dovrò porre in piedi. Queste sono domande che tipicamente sono state poste al mondo del private banking, del wealth management, ma che noi stiamo vedendo diventare sempre più pressanti e sempre più urgenti e chiaramente se ne comprende la ragione nel contesto in cui stiamo vivendo. È comunque importante iniziare a ragionare su quello che sono poi i driver all'acquisto, partendo dai dati disponibili. Poi, naturalmente, abbiamo un mercato che stiamo studiando anche noi. E quindi partendo dai dati disponibili del mercato dell'arte del 2019. Lo strumento di riferimento, il più recente studio che noi utilizziamo è The Art Market Report 2020, redatto da Art Basel e UBS. Questo report ci conferma sostanzialmente un calo del 5% nel valore delle vendite rispetto all'anno precedente, ma che comunque, se consideriamo nell'arco temporale di 10 anni, è comunque superiore al 62%. È invece positivo il dato sul numero delle transazioni eseguite, che invece è cresciuto del 34% rispetto al 2009, quindi rispetto a 10 anni fa. Quindi più transazioni per minori i valori, per un ma minor valore compravenduto.
Nel mondo che cosa è successo? Sempre con riferimento al 2019, la maggior parte del ricavato è stato costituito per il 58% dal comparto dei dealer, che noi indichiamo come mercanti, gallerie d'arte, piattaforme online. Tra l'altro, sotto il profilo delle piattaforme online, e anche questo è un dato assolutamente comprensibile, assisteremo sicuramente a un incremento e si stima che ci sia un importante incremento dell'utilizzo anche delle aste online. Il 42% comunque del ricavato globale 2019 si è generato sul mercato delle aste. Protagonisti sono gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Cina, che hanno movimentato il mercato dell'arte per l'82%, mentre è sicuramente più marginale il ruolo dell'Europa. In Europa il maggior player è la Francia, che ha visto aumentare la sua percentuale di ricavi da vendite, da compravendita in arte, e invece l'Italia si posiziona con un 2% nel mercato europeo, se consideriamo incluso il Regno Unito, mentre se lo consideriamo fuori dall'Unione Europea, l'Italia ha una quota di mercato del 6%. Guardiamo che cos'è l'opera d'arte e quali sono le motivazioni all'acquisto. Questa slide è una slide che è tratta dal report di Deloitte Art and Finance 2019, è stato pubblicato a novembre, ed è una slide che è sempre molto interessante ed è proprio il cuore della nostra presentazione. Emotion versus investment, why do you buy art? La domanda è posta ai collezionisti. Sul 2019 noi vediamo nella parte in verde un 2% di quello che noi chiamiamo il collezionista investitore o speculatore, quindi che acquista con una finalità esclusivamente di investimento e che mira a godere di un ritorno finanziario, di interessi, quindi considera l'opera d'arte esattamente come un altro asset a investimento, quindi esattamente come se fossero strumenti finanziari. La parte blu in centro, il 33% invece, è il collezionista che noi definiamo collezionista puro, quindi un collezionista che invece ama l'opera d'arte, ama l'artista, studia l'artista, la corrente artistica in quale si posiziona l'artista, poi quella specifica periodo di migliore creazione dell'artista e crea la sua collezione seguendo un suo fil rouge. Non dobbiamo dimenticare che il collezionista considera molto spesso le proprie opere d'arte al pari di figli, quindi con una grandissima carica emozionale. Il 65% è quello che noi invece chiamiamo un collezionista evoluto, quindi un collezionista che ha uno scopo di collezionismo e di passione, ha un elemento di passione, gode del cosiddetto dividendo estetico, che è proprio quanto vuole fruire il collezionista puro, ma quando acquista cercando anche di valutare il valore dell'opera d'arte in termini economici e di valutarne anche la stabilità economica, e farà affidamento sostanzialmente ai database pubblici come Artprice, Artnet, nel quale comunque ci sono gli indici dei prezzi su artisti e su periodi di artista ben segnalati. Possiamo sicuramente condividere che nessuno ha un'esperienza vivente di quanto stiamo vivendo oggi, come ci dice Harari. Possiamo dire che è una crisi economica che non è originata dal mercato economico, che non è soltanto una crisi economica, ma che ha colpito fortemente il tessuto sociale e quindi la domanda di riflessione sul patrimonio che possediamo. E possiamo ipotizzare delle valutazioni su quello che può essere il mercato del 2020 senza alcuna ambizione di fornire stime predittive. Immaginiamo quindi il bene opera d'arte e le motivazioni del soggetto acquirente e proviamo a confrontare, considerando questo bene opera d'arte quasi al pari appunto degli altri asset da investimento, strumenti finanziari. In primo luogo, sotto il profilo dell'opera d'arte, anche da un punto di vista giuridico, noi possiamo dire che, secondo la visione più tradizionale, le opere d'arte consentono la fruizione di un dividendo estetico al collezionista, mentre gli strumenti finanziari
portano appunto allo sfruttamento di quel dividendo finanziario che gli interessa. Possiamo ancora dire che le opere d'arte, come gli altri beni di lusso, sono astrattamente classificabili come beni di consumo, anche dal punto di vista giuridico ed economico. Però è un consumo molto particolare, perché è un consumo che coincide con il piacere estetico e quindi non si va a soddisfare un vero e proprio bisogno, ma piuttosto un desiderio che anche nella motivazione all'acquisto si posiziona talvolta in un posizionamento sociale, in una soddisfazione sociale. Sono sicuramente beni di consumo durevoli, anche se sono soggetti a invecchiamento e quindi noi quando compriamo, vendiamo opere d'arte faremo il condition report, ma in questo, nell'essere beni di consumo durevole, sta il fatto che svolgono questa funzione economica e sociale oltre la vita del proprietario, quindi il collezionista penserà sempre la mia collezione mi sopravvive. Sono sicuramente, per sempre per paragonare gli strumenti finanziari, è un investimento illiquido o di non immediata liquidabilità, perché il processo di vendita è sempre piuttosto articolato, lungo, richiede competenze e professionalità, sia che si svolga mediante asta, quindi andrà individuata l'asta giusta per vendere quel bene, sia che si svolga mediante private sale, trattativa privata. E possiamo sicuramente dire che sono beni da investimento, tanto che tutti parliamo oggi di investire in opere d'arte, di diversificare il nostro investimento, se pensiamo che rispetto a questo bene l'investitore accetta il rischio legato all'oscillazione del valore del bene. Rispetto all'animus del collezionista, e ritornando un po' idealmente alla slide del report di Art & Finance, noi abbiamo diviso per nostra curiosità il collezionista appunto puro, che è quello che gode del dividendo estetico e che comunque costruisce una propria collezione, il collezionista investitore speculativo, che invece considera solo il dividendo reddituale finanziario, quello che a livello globale è il 2%, e il collezionista consapevole, che a livello globale è circa il 65%, quindi il 2/3, che ha quell'animo misto che unisce passion e investimento e asset class rispetto al bene, perché gli piace l'opera d'arte, gli suscita qualche cosa nella pancia, ma vuole anche essere confidente di avere messo i suoi soldi in qualcosa che possa mantenere valore. Come si costruisce un mercato, come evolve la domanda di acquisto del collezionista in un mercato normale, quindi in un mercato non in crisi come potrebbe essere quello attuale o prossimo? Sicuramente la domanda del collezionista pure è quella più affidabile, proprio perché è basata su motivazioni più solide ed è slegata tendenzialmente dalla logica del ritorno sull'investimento, è più legata alla logica di creare la collezione secondo una cifra stilistica o secondo una linea che il collezionista avrà scelto. La domanda del collezionista invece investitore speculativo si inserisce in un mercato in espansione, quindi cerca di prendere il prezzo basso per sfruttarne poi il momento di rialzo. All'interno del collezionista investitore speculativo possiamo anche individuare quello più aggressivo, più spinto verso il ritorno finanziario, che è quello di breve, quindi guarda l'opera d'arte, l'investimento con un'ottica di breve periodo, da quello che invece la guarda con un'ottica di medio-lungo e che talvolta tende poi a spostarsi verso la linea del collezionista consapevole, quindi che acquista con consapevolezza artisti tendenzialmente storicizzati che gli diano la rassicurazione di tenuta di valore di quello che ha impiegato come risorsa finanziaria sia sul mercato delle aste internazionali che nazionali. Quindi in conclusione noi possiamo dire che in un mercato normale la domanda, il mercato dell'arte in una situazione normale si costruisce originata dai collezionisti puri, collezionisti consapevoli che appunto godono o tendono a volere il dividendo estetico, si sviluppa col contributo dei collezionisti, investitori speculativi che tendono a rialzare la domanda e poi si stabilizza e va a maturazione di nuovo con la richiesta dei collezionisti puri o consapevoli che da una parte fanno una sorta di attività di promozione economica e culturale delle opere contemporanee, degli artisti anche emergenti e anche di consolidamento di valore delle opere storicizzate.
Se questo è quello che noi possiamo dire con certezza, la domanda da questo momento in poi si apre un enorme punto di domanda, quindi quale futuro per i patrimoni investiti in arte? La risposta che i miei gestori mi hanno sempre dato in questi giorni è rimani investito. Allora, vediamo anzitutto come il Financial Times il 19 aprile ha stimato l'efficacia della crisi sul mercato dell'uso dell'arte. A sinistra, è interessante vedere come dal 2010, quindi stiamo parlando 2009, crisi del mercato dell'arte, al 2018, come quanto tempo ci ha messo il mercato a riprendersi dalla crisi, diciamo, post, Lehman Brothers. E poi vediamo come si comprende quella situazione. Invece, per quanto riguarda la capacità di spesa del consumatore in termini percentuali, sempre assolutamente stimata, si nota in Italia appunto un meno 35,7% e l'arte in realtà forse è meno sofferente degli altri mercati perché è sicuramente più sofferente il mercato del turismo, trasporto e viaggi, vacanze. Quindi, tornando al nostro patrimonio e a sempre a considerare, come diceva il dottor Zancanaro, in fondo l'arte è un pezzettino del patrimonio che noi possediamo e più o meno vale per tutti perché ci sono collezionisti di diverse generazioni, anche i millennial sono collezionisti. Se vogliamo diversificare il rischio, se vogliamo diversificare l'investimento, naturalmente diversificheremo il rischio. E la domanda che si sono posti, gli analisti è stato sempre di capire quanto il mercato finanziario fosse più o meno correlato col mercato dell'arte, o meglio viceversa, quanto il mercato dell'arte fosse influenzato dall'andamento del mercato economico. Quindi la domanda che noi dovremmo porci oggi è se la crisi economica può influire sul numero delle vendite all'asta, sui prezzi, sulle tipologie dei prodotti artistici offerti. Se studiamo quello che è successo nel 2008 e 2009, vediamo da una parte una parte di letteratura che dice che non vi è che vi è una debole correlazione tra il mercato finanziario e il mercato dell'arte e una seconda opinione che invece ritiene che la correlazione ci sia. Sia spostata sostanzialmente di circa un anno gli effetti della crisi finanziaria sulla stabilità del mercato dell'arte. Allora, se guardiamo al 2009, che è l'anno considerato l'anno peggiore per il mercato dell'arte, colpito appunto dalla bolla speculativa sul segmento dell'arte contemporanea, noi possiamo dire che dopo un 2008 positivo c'è stato un 2009 appunto gravemente in crisi. E già abbiamo una prima indicazione. Forse è vero che il mercato dell'arte subisce un ritardo di circa un anno rispetto alla crisi al mercato economico. Che cosa altro abbiamo imparato? Abbiamo imparato che nei momenti di recessione, di crisi economica, restano sostanzialmente buoni gli asset core, il che è probabilmente vero anche se pensiamo ai beni del real estate, quelli che sono asset di valore mantengono inalterato il loro valore anche se ne viene diminuita lo scambio e la liquidabilità. Calano i prezzi delle opere di fascia media e scompaiono tendenzialmente le proposte artistiche di minore valore. Nel 2013 lo stesso amministratore delegato di Sotheby's Francia dichiarò appunto che di fronte alla crisi sostanzialmente i grandi capolavori restano immuni e mantengono il loro valore. Quindi bene avere degli asset core e tenerli, diciamo, in portafoglio. Che cosa ancora possiamo ipotizzare? Possiamo ipotizzare che, sempre considerando quelli che sono i driver motivazionali per ciascun di noi, collezionisti e proprietari di patrimonio, e quindi le disponibilità anche in termini di liquidità che uno potrà avere nel prossimo futuro, più o meno l'atteggiamento del collezionista puro sarà quello di mantenere lo status quo, quindi di mantenere il proprio patrimonio artistico, il valore economico sotteso. Sia perché l'ha acquistato per passione e costituisce appunto la sua collezione, la sua amata collezione, sia perché non ne ha forse una necessità di un investimento. Infatti, quello che è il collezionista puro, che anche qualifichiamo art rich, cash rich, tendenzialmente essendo liquido, potrà diventare anche protagonista di una fase di acquisizioni.
e potrà quindi mantenere o acquistare asset core. Avremo poi, potremmo immaginare, sempre con nessuna ambizione di conoscere quello che sta succedendo esattamente o quello che succederà nei prossimi mesi, che ci siano invece collezionisti puri, che invece siano art rich e cash poor, e che quindi di fronte alle necessità di liquidità preferiscano impiegare le proprie liquidità in progetti di riorganizzazione familiare aziendale e che a quel punto potrebbero essere disposti a vendere le opere d'arte. La verità è che però nei momenti di crisi, quando i prezzi bassi si abbassano, quando le opere, il valore dei prezzi si abbassa, a prezzi bassi in realtà non vi è più intenzione, non ci sono più venditori disposti a vendere a sconto le loro opere. Sicuramente il collezionista investitore, come anche l'investitore anche di nuovo nel mercato del real estate, potrà cogliere le opportunità di mercato e andare appunto ad acquistare laddove i prezzi si siano effettivamente abbassati. Io prima di concludere ho pensato di fare questa slide sull'asta di Damien Hirst 2008. Nel 2008 cosa succedeva? La notte del 15 settembre, la Lehman Brothers, la mattina del 15 settembre, comunica che avrebbe fatto accesso al Chapter 11, quindi entra in crisi e fallimento. E lo stesso giorno, il 15 e 16 di settembre, si è tenuta un'asta straordinaria, un'asta che era straordinaria per diversi fatti. Erano opere nuove create ad hoc da Damien Hirst per questa asta che si è tenuta presso Sotheby's proprio Londra. La casa d'aste ha rinunciato totalmente alle commissioni, le opere non sono passate dalle gallerie, quindi l'artista ha bypassato le gallerie. È un'asta record per la vendita di un singolo artista, nel senso che il precedente era stato Picasso, e l'asta ha generato la vendita di 223 lotti per circa 190 milioni di dollari. Allora, la cosa curiosa è che questo avveniva esattamente il giorno dopo del fallimento della Lehman Brothers, quindi se vogliamo pensare alla correlazione o meno tra mercato finanziario e mercato dell'arte, salvo poi il mercato dell'arte entrare in crisi nell'anno successivo. Quindi questo era la mio diciamo, saluti introduttivi, per poi lasciare la parola al dottor Massimo Vecchia, che è art expert e che ci racconterà molto in dettaglio come si valuta un'opera d'arte moderna e contemporanea. Grazie Anna e buonasera a tutti. Faccio partire la mia presentazione. Eccoci, come si valuta un'opera d'arte moderna e contemporanea? Al centro del nostro interesse, della nostra valutazione, abbiamo l'opera d'arte ed è quindi fondamentale iniziare individuandola e descrivendola secondo dei parametri che sono quelli che vanno che sono inclusi nella scheda tecnica completa dell'opera d'arte. Quindi abbiamo identificazione innanzitutto di un autore, il titolo, quindi il soggetto rappresentato, la data di esecuzione, la tecnica utilizzata dall'artista, la dimensione. Ho incluso la voce edizione esemplare perché trattandosi di un'opera grafica piuttosto che di una scultura realizzata in più di un esemplare, questo è un elemento anche interessante ai fini della sua valutazione. È importante conoscere la presenza o meno del certificato di autenticità e nel caso da chi è stato emesso, la provenienza, cioè a quali prestigiose collezioni degne di essere registrate l'opera è appartenuta, a quali esposizioni, quindi mostre di carattere pubblico o privato presso gallerie o musei, fondazioni, l'opera è stata esposta, quali cataloghi, quindi la bibliografia dell'opera, l'opera è stata pubblicata e non da ultimo fondamentale il suo stato di conservazione. Ho riportato in questa slide un esempio piuttosto significativo ed iconico, un'opera, come potete vedere, di Lucio Fontana. Si tratta di una delle opere di maggiori dimensioni dell'artista, dedicata a Teresita, venduta con successo nel 2008 a circa 8 milioni di sterline. Quest'opera, come potete vedere, presentava una schedatura completa come quella che vi ho appena raccontato e che è per noi esperti
fondamentale e necessaria per procedere alla valutazione del bene. Innanzitutto andiamo ad identificare l'artista. Identifichiamo l'autore che ha realizzato l'opera, però questo è un elemento fondamentale, ovviamente, ma non così significativo ai fini della valutazione. Perché? Perché un artista, come ad esempio riportato in questo caso l'opera La fine di Dio di Lucio Fontana, può avere un valore talmente ampio, ossia una forbice di valori fino a svariate, 25 milioni potrebbe essere questo il caso di aggiudicazione del dipinto, ma potrebbe partire ad esempio nel caso di un'opera seriale, una grafica, un acquaforte, una litografia, da pochissime migliaia di euro. Quindi l'autore ci porta immediatamente in un macro campo di valutazione, ma non è assolutamente fondamentale per la nostra valutazione. Il titolo che cos'è? Il titolo identifica tendenzialmente il soggetto dell'opera, il ritratto, il paesaggio, la natura morta, la composizione astratta, il senza titolo molto spesso utilizzato nell'ambito della pittura informale. Ho riportato qua due esempi di opere di Lucio Fontana che hanno, come sempre per le opere di Lucio Fontana, il titolo di concerto spaziale, ma appartengono a due cicli, il ciclo delle Venezie ed il ciclo delle New York. Quindi si differiscono dal resto della produzione perché hanno una sorta di titolo appartenendo a cicli. In questo caso, opere di cicli molto rari, di poche opere, costituiti da poche opere e tendenzialmente estremamente ricercati. Un altro caso significativo, a mio avviso, è proprio l'artista Giorgio Morandi, che ha, potremmo dire, tre titoli, ossia tre tipi di produzione: la natura morta, il paesaggio ed il vaso di fiori. Di fronte all'identificazione di un'opera di Giorgio Morandi, io chiedo immediatamente: sì, ma che cosa si tratta? È una natura morta, un vaso di fiori o un paesaggio? Perché questo mi aiuta immediatamente a pensare a una valutazione che vada ad appartenere a forbici valutative ben precise. Anche se avessi dovuto valutare, che so, più di un anno fa, un vaso di fiori e avessi pensato a una stima dai 100 ai 200 mila euro, vi è stata un'eccezione fondamentale attraverso la vendita di questo bellissimo dipinto nell'asta di Londra Christie's, la Thinking Italia, l'ex cosiddetta Italian Sale, nell'ottobre 2019. Questo perché raggiunse un prezzo così simile a quello di una natura morta? Perché si trattava del dipinto, la composizione col vaso di fiori, forse di maggior dimensione dell'artista, ma anche perché ci furono due collezionisti che in sala, come si dice, si sono battuti contro. Quindi non dimentichiamo che molto spesso il prezzo di aggiudicazione finale di un'opera attraverso la vendita all'incanto è frutto di una competizione e subentrano molti elementi psicologici. La data di esecuzione è un altro elemento davvero fondamentale, perché se un collezionismo di tipo più raffinato, più attento alla ricerca dell'opera, come diceva prima l'avvocato Negri Clementi, il collezionista puro, più interessato alla qualità, ricerca tendenzialmente le opere appartenenti al periodo più maturo dell'artista, e solo un collezionista che intende attraverso una sorta di fil rouge dare un completamento all'interno della propria collezione di tutti i periodi esecutivi dell'artista, quest'ultimo caso andrà ad essere interessato ad opere giovanili e anche ad opere tarde, appunto per completare tutto il panorama esecutivo dell'artista. Ma altrimenti è chiaro come il periodo di inizio della sperimentazione, penso ad esempio allo spazialismo di Castellani, Bonalumi e Paolo Scheggi, quindi gli anni 60 sono sempre stati quelli più ricercati e ovviamente più valutati, quindi davvero l'anno è veramente fondamentale per la valutazione. Ma questo poi è dettato ovviamente da una logica di collezionismo e di mercato che noi siamo tenuti proprio a conoscere. Vi ho riportato qua un po' di esempi curiosi di opere di artisti che tendenzialmente possiamo vedere nei principali musei di arte moderna e contemporanea del nostro bel paese e non solo. Partiamo ad esempio da Giuseppe Capograssi. È chiaro come un'opera di Giuseppe Capograssi del periodo più maturo, cosiddetto informale scenico, a partire dal 1951, in cui realizza su tela le sue cosiddette forchette, abbia un interesse maggiore e di conseguenza mi porti a valutare l'opera ben di più rispetto a un'opera di un periodo figurativo, che so, degli anni 30 e 40, la quale sarà ricercata solamente dal
tipo di collezionismo interessato al completamento di un'opera. Ma è chiaro come il collezionismo internazionale richieda un tipo di opere ben precise e di conseguenza la mia valutazione andrà di pari passo. Allo stesso modo, per il nostro pittore friulano afro, grande esponente della pittura informale italiana degli anni 50 e 60, è chiaro come solo, mi viene da dire, solo un collezionista legato, che so, alla figurazione di Corrente alla fine degli anni 30 potrebbe essere interessato a valutare per la propria collezione un dipinto di tipo figurativo. E forse allo stesso modo una pittura post-cubista degli anni 40, mentre di nuovo il valore maggiore, la cifra stilistica della piena maturità espressiva di Afro collezionata a livello internazionale sarà quella a partire dagli anni 50 con la sua splendida pittura informale. Di conseguenza, di nuovo, la valutazione, questo è un altro esempio di come deve e tiene assolutamente conto del periodo esecutivo. Allo stesso modo, come per Afro, la pittura di Emilio Vedova risente della stessa tendenza di ricerca della pittura esplosiva, informale, e paga ad esempio per il periodo degli anni 40, ossia il fronte nuovo delle arti veneziano, un interesse minore e di conseguenza aggiudicazioni tendenzialmente a cifre più contenute o al ribasso. Allo stesso modo il pittore Feltrino, poi di adozione veneziana, tanto amato da Peggy Guggenheim, è solo a partire dai primissimi anni 50, il suo esordio veneziano, che avrà la sua tipica cifra espressiva di grande liricità e poesia, ed è questo ovviamente il periodo più interessante. Chiaramente non è un giudizio di natura storico-artistico il nostro, è un giudizio di tipo proprio di valutazione economica del bene, riferendoci e confrontando opere simili con quelle presentate dai principali operatori sul mercato e vendute attraverso le principali case d'aste operanti sul territorio italiano ed internazionale. E poi ancora, per terminare, l'iconico Piero Manzoni, che a partire dal 1958 realizza le sue superfici a crome. Ora su Piero Manzoni vediamo come, a proposito di cronologia di esecuzione delle opere, solo un anno fa la differenza, perché il primo crome, ricordiamoci, la prima stesura a spatola di gesso su tela è del 1958, peraltro pubblicata sul fondamentale catalogo generale delle opere di Piero Manzoni da parte dell'autore Celan, che è mancato oggi. Ora è chiaro come questo tipo di opere siano richieste dal mercato internazionale, iconiche, fondamentali per lo sviluppo della sua poetica, e quindi valutate, come potete per esempio qua vedere, uno zero in più rispetto alle opere del periodo informale o nucleare precedente, più sperimentale. La tecnica significa semplicemente come l'artista ha realizzato il dipinto, quindi per una descrizione corretta partiamo dall'esterno verso la profondità della tela, quindi olio e collage su tela, per esempio, tempera su carta applicata su tela. Vi è una gerarchia di valori dovuta a una sorta di gerarchizzazione delle tecniche, quindi avremo prima la nobiltà dei supporti come la tela e la tavola, e poi supporti secondari applicati su questi supporti primari, quindi ad esempio il cartone applicato su tela, la carta intelata più o meno dall'artista, perché talvolta per questioni di conservazione si intela un'opera su carta. Ecco, è chiaro come un'opera, faccio un esempio di Giorgio Morandi, realizzata mediante la tecnica dell'acquarello su carta, una natura morta, valga sensibilmente meno rispetto allo stesso soggetto, stesso anno, stessa misura, ma realizzato mediante l'olio su tela. Nell'ambito della scultura, uguale, la grande nobiltà del marmo, io qui vi ho riportato due aggiudicazioni significative di un artista che ha avuto una crescita sensibile negli ultimi anni, come Pablo Acciugarri, la nobiltà del marmo piuttosto che le iconiche opere realizzate in bronzo da Arnaldo Pomodoro. La dimensione ovviamente varia la nostra valutazione, ma non può che altro essere il quinto elemento di valutazione che teniamo in considerazione, quindi dopo l'autore, il titolo, l'anno, la tecnica, abbiamo la misura. È chiaro come sono anche gli elementi precedenti fondamentali, quindi è possibile che un'opera di un periodo successivo a un'opera che so degli anni 60, penso ad Enrico Castellani, che abbia la stessa superficie, lo stesso trattamento di movimento o di estroflessione della superficie,
lo stesso colore, ad esempio il bianco, venga valutata molto meno perché, che so, appartenente alla decade degli anni 90 rispetto appunto al significato del valore di un'opera appartenente al primo periodo dell'esordio degli anni 60. Quindi la misura è importante, ma non è così fondamentale nel modo più assoluto. E se pensiamo ad esempio a un'opera d'arte contemporanea per la quale viene utilizzato un coefficiente per generare il prezzo, quindi una unità di misura moltiplicata per la somma delle misure lineari, è chiaro come un'opera che misura 2 metri per 2 non potrà valere 4 volte un'opera che misura 1 metro per 1, ma applicando un coefficiente varrà, che so, il doppio, questo per non rendere un'opera, come si dice, fuori prezzo. Oppure ancora nel caso di un pittore come Antonio Calderara e Osvaldo Licini, che generalmente si sono espressi attraverso opere di piccolo formato, ben preziose e dal grande lirismo, queste potrebbero valere di più di opere dello stesso artista, ma di soggetto meno interessante o meno raffinate come opere di dimensioni più contenute. Un altro elemento fondamentale, che succede spesso perché le opere seriali sono largamente presenti per loro stessa natura, cioè moltiplicate all'interno delle collezioni, è: ma da quanti numeri è composta l'edizione di quest'opera? Quindi vediamo che ad esempio nel caso di un'opera iconica come la Sfera di Arnaldo Pomodoro, un'opera realizzata fino a 9 esemplari viene considerata pezzo unico, un'opera realizzata dai 10 in su è un'opera multipla o seriale, e peraltro appartengono nel caso dell'artista a 2 cataloghi generali ben distinti, il catalogo delle opere di pezzi unici, ad esempio sul quale è pubblicata questa Sfera, e il catalogo invece dei multipli. Ora, quasi a parità di dimensioni, vediamo davvero prezzi di aggiudicazione ben diversi, e di conseguenza la nostra stima dovrà variare in modo molto significativo. Lo stesso dicasi per una serigrafia, un acquaforte o una litografia. È chiaro come un'opera realizzata fino a 20, 30, 50 esemplari potrebbe, per sua stessa natura e possibilità di acquisizione, va essere valutata di più di un'opera realizzata in 100, 150 o 200 esemplari. Il certificato di autenticità deve in genere sempre accompagnare l'opera, la nostra opera d'arte, e questo è fondamentale quando si ha un'opera in collezione o la si eredita o si sta per acquistarla, provvedere sempre alla sua emissione da parte degli aventi diritto, archivi, fondazioni, eredi degli artisti, storici dell'arte. È chiaro che la presenza del certificato di autenticità nel momento di una valutazione incide nella stessa, perché nel caso contrario non fosse presente, io devo valutare un'opera salvo buon fine di verifica di autenticità, quindi valuto un'opera con una sorta di riserva. Il mercato dell'arte in più cosa fa? Recepisce alcune autentiche e altre meno. Il caso di Mario Schifano è piuttosto emblematico. Il mercato dell'arte, le case d'aste principali decidono per vari motivi di recepire e di inserire nei propri cataloghi, e quindi un gallerista di comprare o di rivendere, un'opera corredata dal certificato di autenticità emesso dall'archivio Mario Schifano e non dalla fondazione MS. È chiaro come la non vendibilità, la non liquidità dell'opera una volta inserita sul mercato, di un'opera corredata da un certificato diciamo minore, mi spingerà a una valutazione decisamente più conservativa e prudenziale. Diverso il caso per un pittore come Tancredi, dove al momento non esiste un esperto o l'archivio di famiglia che si fa cura di emettere certificati di autenticità per opere non pubblicate in questo catalogo generale, dove la professoressa Dalla Emiliani ha raccolto quello che è stata in grado di trovare attraverso le proprie ricerche e alcuni parenti fino alla pubblicazione del 1995 per i tipi di Allemandi. Ma dal momento che non è stato fatto e non è in programma un aggiornamento, è chiaro come un'opera non pubblicata su questo catalogo e come tale certificata come autentica, perché talvolta non esiste il certificato di autenticità, ma esiste semplicemente un catalogo generale, quindi alla voce bibliografia, che ci certifica l'autenticità dell'opera stessa. È chiaro come la non presenza su un catalogo ci va davvero ad inficiare la nostra valutazione, perché
l'opera non sarebbe vendibile. La provenienza è davvero un altro elemento fondamentale, fa parte di quegli elementi della schedatura tecnica di un'opera d'arte, insieme alle esposizioni, insieme alla bibliografia, che non sono certamente i primi elementi da tenere in considerazione, la schedatura cosiddetta tecnica, l'autore, il titolo, l'anno, la tecnica e le misure, ma sono quegli elementi storico-artistici collaterali che però ne implementano decisamente il valore e ci raccontano la storia dell'opera. Che cos'è la provenienza? A quali collezioni è appartenuta quest'opera prima che io stia per comprarla attraverso catalogo d'arte moderna e contemporanea in una casa d'aste o in una galleria? Se vengono citate, si presume che siano collezioni conosciute, degne di nota e prestigiose. Ad esempio, in tempi non sospetti, questo splendido dipinto Natura e contemplatività del periodo cruciale di Tancredi tra il 55 e il 60, il suo periodo in cui era di grande adozione da Peggy Guggenheim, apparteneva appunto alla grande mecenate delle arti Peggy Guggenheim. Fu acquistato per quello che è stato il record d'epoca, cioè circa 500.000 euro, perché? Perché la provenienza era talmente forte e si presuppone che una collezionista illuminata come Peggy collezionasse solo opera di grande qualità. La stessa cosa è avvenuta per questo splendido dipinto degli anni 20 di Giorgio De Chirico. Quindi la provenienza, ove citata, dà una marcia in più nella nostra valutazione e, se posso dare un consiglio, è ovvio che cercare di acquistare un'opera dalle collezioni prestigiose, dalle provenienze prestigiose, aggiunge valore certamente alla nostra collezione. Le esposizioni sono l'elenco delle opere, l'elenco delle esposizioni appunto alle quali l'opera ha partecipato, siano esse in gallerie private piuttosto che in archivi e fondazione. È chiaro che se pensiamo che da parte di un curatore scegliere un'opera piuttosto che un'altra per una mostra davvero in una galleria o in un grande museo può fare la differenza, quindi anche da parte nostra dover valutare un'opera esposta la consideriamo avente un quid in più rispetto ad altre, oltre al prestigio stesso dell'opera che è stata ammirata magari da migliaia di visitatori. Ma l'eccezione, nel caso di una collezione come quella Rockefeller esitata pochi anni fa attraverso Christie's a New York, una collezione di quasi inediti ebbe un risultato eccezionale in termini di fatturato complessivo e in termini di aggiudicazione, cioè il 100% di venduto, perché opere di questa importantissima provenienza, pur prive di un nutrito corpus espositivo, davvero fecero impazzire il mercato e il collezionismo. E ancora, come ultima voce, dicevamo, tipo storico-artistico, la bibliografia è davvero fondamentale, perché immaginate un'opera d'arte pubblicata e ripubblicata per decenni su molti cataloghi, perché veramente ha qualcosa di speciale, quindi spinge noi esperti immediatamente a chiedere: ma che bibliografia ha? E questo prima di affrontare il discorso della presenza o meno del catalogo generale o ragionato dell'artista. È chiaro come poi, dicevo prima, la presenza di un'opera all'interno di un catalogo generale o ragionato ne certifica non solo la qualità degna di essere pubblicato sul catalogo ragionato, ma anche l'autenticità e la scelta del curatore di volerla pubblicare. Quindi la bibliografia è veramente un elemento fondamentale e in una buona gestione della propria collezione è utile informarsi da quale bibliografia è corredata la nostra opera e magari arricchire la nostra bella biblioteca delle pubblicazioni. È chiaro che quando andiamo magari ad ereditare o vedere per la prima volta un'opera non siamo ancora in grado di capire questi elementi, le provenienze, l'esposizione e la bibliografia, e quindi il passo successivo è quello di affrontare una sorta di ricerca di queste voci fondamentali e soprattutto per quello che riguarda noi esperti, per poter esprimere la nostra valutazione nel modo più corretto e completo possibile. Ed infine lo stato di conservazione è lo stato di salute di un dipinto. Quindi quando spesso consultiamo i database che includono tutte le aggiudicazioni delle opere d'arte di un artista attraverso le vendite all'incanto, tante volte malinterpretiamo
risultati di poco conto, piuttosto che non siamo in grado di interpretare perché questa opera è andata in venduta, perché è possibile che non ne conosciamo, tramite la descrizione presente semplicemente nel database, completamente lo stato di conservazione e che tipo di intervento di restauro l'opera possa necessitare ai fini della sua riabilitazione. Un'opera, un tipo di restauro più integrativo o più semplicemente conservativo, magari una semplice pulizia della superficie dai depositi di particellati atmosferici nel corso dei decenni di presenza del dipinto in ambito domestico. Quindi innanzitutto capire in che stato è l'opera d'arte. Io giro spesso con una lampada particolare che si chiama lampada di Wood e mi permette di vedere appunto le alterazioni dei pigmenti, della vernice, della tela, piuttosto che la presenza di eventuali restauri. E da questo tipo, avvalendomi della professionalità di alcuni studi di restauro, sono in grado poi di capire l'effettivo stato di salute e di conseguenza muovermi verso una valutazione complessiva dopo aver appunto visionato tutti i parametri precedenti. Vi ho portato qua un esempio, a mio avviso piuttosto divertente, perché l'opera, ormai si sa, di attribuita a Pierino del Vaga, forse il miglior allievo di Raffaello, fu venduta sul mercato italiano per circa 200.000 euro molti anni fa. Era un'opera in un discreto stato di conservazione, ma la cui superficie alterata dal tempo non permetteva di leggerne appieno la cromia e quindi, pur di fronte a un disegno interessante, rinascimentale, di grande maniera, realizzò una cifra importante, partendo comunque da una cifra piuttosto contenuta, ma non così significativa. L'opera fu successivamente attribuita da un pool di studiosi internazionali appunto a Pierino del Vaga, fu riesitata attraverso Sotheby's New York per una cifra peraltro vicina a quella della giudicazione precedente e fu acquistata per 1.500.000 euro ed ora fa bella mostra di sé all'interno della sala dedicata a Raffaello e ai suoi allievi all'interno del Metropolitan di New York e subì semplicemente una pulitura e una rimozione dei depositi di secoli e fu modificato ad esempio l'ossidazione della vernice che copriva, come vedete, il lapislazzulo con cui è stato dipinto il velo della Vergine. Ed infine, oltre a tutti questi elementi di valutazione che sono innanzitutto la base dell'identificazione dell'opera d'arte, io devo conoscere quelli che si dicono i trend di mercato. Quale artista potrebbe subire un incremento di valore? Quale artista sarà destinatario di una grande mostra alla GNAM a Roma piuttosto che al Museo del Novecento a Milano e quindi potrebbe partire una bolla di tipo speculativo o semplicemente una rivalutazione storico-artistica? Quindi noi esperti, noi art advisor, dobbiamo davvero conoscere, avere una rete di contatti, un dialogo costante con tutti i colleghi professionisti del settore per poter valutare al meglio, per poter consigliare al meglio nel caso dell'acquisto, della vendita di un'opera d'arte, una cifra esatta, ma sulla base anche di tendenze future o di tendenze pregresse o di tendenze in essere o di progetti di tipo museale o operati dalle principali gallerie di settore. E con questo io ho cercato di raccontarvi quelli che sono gli elementi che utilizzo e che per me sono fondamentali nella valutazione dell'arte moderna. Diverso è il caso, brevemente lo accenno, dell'arte contemporanea, dove non si parla tanto di valutazione ma si parla più di prezzo e quindi l'arte contemporanea è difficilmente rivalutabile nel momento del primo acquisto perché semplicemente si tratta di un mercato primario dove l'artista produce, affida al suo gallerista rappresentante l'opera d'arte ed esso lo prezza attraverso l'utilizzo di un coefficiente. Quindi nel caso dell'opera d'arte contemporanea dove non presente una rivendita successiva alla prima vendita e quindi che va a spostare l'opera nel mercato secondario, ossia che include le opere che vengono rivendute e non recentemente promosse e immesse sul mercato, la valutazione è veramente difficile perché siamo semplicemente di fronte ad un prezzo immesso ora sul mercato. Ma in questo caso l'attività del consulente è quella di valutare se si può trattare di un buon acquisto
per completare una collezione e il suo trend futuro. E quindi ho terminato e vi lascio a eventuali domande e vi ringrazio. Dottore, grazie, è stato molto interessante il suo intervento, come quello prima dell'avvocato Negri Clementi. Molto interessante capire anche la complessità con cui questo mondo dell'arte debba essere affrontato, approcciato e con quali attenzioni ciascuno interessato debba guardarlo anche sotto il profilo appunto patrimoniale e valutativo. C'è sicuramente legato all'ambito dell'arte un ambito in realtà puramente estetico e di passione che non può essere prezzato dai listini, ma questo non è l'ambito sul quale noi possiamo di tanto discettare. Quello che secondo me è sicuramente interessante, sta emergendo e i vostri interventi hanno sollevato, sono una serie di curiosità e di richieste di approfondimento che devono che meritano qualche risposta. So che i nostri due relatori, sia l'avvocato Negri Clementi che il dottor Massimo Vecchia, hanno potuto visionare le domande. Lascio la parola quindi all'avvocato Anna Paola Negri Clementi per poter dare risposta a quelle che lei ritiene di poter affrontare già in questa sede, così come invito poi il dottor Vecchia a fare altrettanto se su altre riesce a soddisfare direttamente l'interesse manifestato in questo webinar. Qualora non riuscissimo in questa occasione, lo ricordo, come ha fatto prima la collega Antonella, sarete contattati comunque tutti per avere delle delucidazioni e dei chiarimenti specifici. Prego, avvocato. Eccomi, grazie Marco. Allora, le domande sono diverse. Ne prendo due cercando di raccogliere e vedere se hanno dei comuni denominatori con le altre domande. E dall'altra parte poi noi siamo sempre stimolati e rischiamo di parlare poi all'infinito sui temi delle opere d'arte, di come si acquista un'opera d'arte, di come si gestisce una collezione, quali strumenti, perché ci sono veramente tante sfumature e queste sfumature poi incidono di fatto sulla preservazione del valore del bene. Allora, io mi concentro anzitutto su una domanda che riguarda il regime di circolazione, perché in effetti nella mia seconda slide io ho appunto detto che quando abbiamo un'opera d'arte, il collezionista sa che quando ha un'opera d'arte sostanzialmente esegue una due diligence su quell'opera d'arte, sia che la voglia tenere per il suo piacere, quindi archiviare e catalogare, o voglia capire quanto vale quell'oggetto, sia che poi successivamente invece voglia procedere alla vendita. Quindi la due diligence normalmente ha ad oggetto il certificato di autenticità, come diceva Massimo Vecchia, il condition report e quindi lo stato di conservazione, perché una cosa è un'opera in buono, ottimo stato di conservazione, invece un'opera che deve essere restaurata con tutti i problemi che poi derivano dal restauro delle opere, da come il restauro sulle opere vengono fatte. E poi a un certo punto ho accennato brevemente questo tema che era: ma l'opera può circolare in Italia o all'estero? In effetti noi sappiamo che ad agosto 2017 è stata introdotta una modifica ad una norma importante, che è quella che regola il regime di circolazione delle opere d'arte che siano state oggetto di vincolo, infatti noi diciamo in realtà di notifica da parte del Ministero, dal MIBACT, e infatti noi diciamo in gergo tecnico si dice se l'opera ha la libera circolazione o se non ce l'ha, quindi ha la libera circolazione se non è colpita da notifica, e invece se è colpita è un bene vincolato. Allora, le norme sulla circolazione delle opere d'arte è particolarmente complessa come è scritta, quindi cercando un po' di raccontarla in sintesi, potremmo distinguere sostanzialmente tre ipotesi che sono state delineate dal legislatore del 2017.
La prima ipotesi è quella che si riferisce alle opere di autori non più viventi, che la cui creazione è risalente a più di 70 anni fa, quindi stiamo parlando oggi delle opere fino al 1950, che abbiano un valore superiore a una soglia, la soglia è stata individuata in 13.500 euro, mentre nel resto degli stati della Comunità Europea la soglia è più alta. E se per queste opere esiste presumibile l'esistenza di un interesse culturale, allora bisogna fare tutte le attività di presentazione presso la soprintendenza e verificare se si ottiene quindi ottenere l'autorizzazione ministeriale o per la circolazione definitiva fuori dallo Stato. Oppure può succedere che in caso di diniego quell'opera appunto venga colpita da notifica e quindi sia da un lato è un'opera tanto bella che ha una dichiarazione di eccezionale interesse, dall'altro questa notifica avrà un effetto sia sul valore, in realtà sul regime di circolazione, quindi sulla sua possibilità di essere liquidata e quindi in ultima analisi sul valore. Perché? Perché l'opera che dovesse trovarsi in questa situazione, quindi essere colpita da notifica perché è dichiarata di eccezionale interesse, non potrebbe circolare fuori dal territorio dello Stato italiano e quindi troverebbe evidentemente ridotto il suo mercato geografico solo all'Italia, quindi non potrebbe andare sulle aste di Londra, non potrebbe andare sulle aste di New York e quindi chiaramente ne consegue una diminuzione del valore intrinseco per effetto dell'applicazione della norma. Questa è la prima ipotesi e quella la più gravosa. La seconda ipotesi è invece in cui ci sono tutti i presupposti di cui la prima ipotesi, ma l'opera abbia un valore inferiore a 13.500 euro, quindi l'autore non è più vivente, è stata realizzata da più di 70 anni, ma il valore inferiore si considera libera l'uscita definitiva. Se invece l'opera è eseguita da meno di 50 anni, quindi diciamo fino al 1970, anche in questo caso, a prescindere dal valore, l'uscita è libera. Poi la norma ha introdotto un'area grigia, che è quella che noi definiamo le opere del ventennio, e che in questo caso, cioè nel 2020, è diventato il ventennio tra il 1950 e il 1970, per le quali si procede con l'autocertificazione, ritenendo che non ci sia un interesse culturale, quindi si fa l'autocertificazione all'ufficio esportazione. Se però l'ufficio esportazione dovesse ritenere esistere un interesse culturale, allora potrebbe essere avviato il procedimento di dichiarazione di eccezionale interesse. E questo, come abbiamo detto prima, incide o rischia in realtà di incidere sulla sua valutazione economica. E questo credo di avere risposto sia quindi non è detto che però l'opera non possa circolare, può sicuramente essere circolata all'interno del territorio italiano, quindi avremo una possibilità di realizzare valori inferiori, avremo la necessità, l'obbligo di avere un colloquio costante con l'ufficio esportazioni, con la soprintendenza di riferimento e quindi dovremo comunicare, come ci è successo recentemente nel caso in cui è stata venduta un'opera d'arte notificata del 306enese, abbiamo dovuto comunicare costantemente alla soprintendenza ogni spostamento, perché addirittura in alcuni casi non si può spostare l'opera non solo da Roma a Milano, per dire, ma neppure dal primo al secondo piano della stessa palazzo nobiliare. E quindi con una comunicazione costante con la soprintendenza e poi invenderla all'interno del territorio nazionale. E con questo credo di avere risposto alla domanda che cosa succede, come circola un'opera d'arte che sia soggetta a vincolo e se ha una diminuzione di valore. Dall'altra parte, e poi dopo lascio, diciamo, magari per le altre domande se vuole rispondere Massimo, oppure posso rispondere ugualmente anch'io. Un altro nucleo di domande si concentra sul tema della valorizzazione dell'opera d'arte.
che è sicuramente importante, quindi io valorizzo l'opera d'arte sia vendendola, ovviamente, però non è sempre, non sempre il proprietario vuole vendere un'opera d'arte, o se anche vuole venderla e quindi ottenere un ritorno economico, non può essere sempre il momento giusto. Quindi da una parte, se io voglio valorizzare l'opera senza venderla, posso nelle more della vendita, ad esempio, fare attività di prestito, noleggio di opere d'arte con le istituzioni museali, averne un ricavato dal noleggio. Tra l'altro questo mi consente di inserire l'opera all'interno del catalogo della mostra e quindi sempre sto procedendo con quell'attività di valorizzazione dell'opera perché aumenta la sua storia bibliografica. E questo sicuramente, oppure l'altra cosa che posso fare è cercare di tenere unita la mia collezione, quindi se io ho una collezione o se eredito una collezione, posso pensare a degli strumenti che siano sostanzialmente di gestione di questo patrimonio, tenendo la collezione unitaria, evitando la dispersione, perché poi normalmente è la volontà del proprietario collezionista di prima generazione evitare la dispersione delle opere, e anche allo stesso tempo posso pensare a strumenti di magari di segregazione anche patrimoniale del patrimonio per evitare magari delle azioni esecutive, quindi anche questi sono temi che normalmente vengono portati all'attenzione, quindi voglio tenere unita la collezione, voglio assicurarmi che la collezione viva oltre la mia vita, perché è qualcosa così intimamente legato al collezionista che ha comprato ciascuna opera comunque con passione, e dall'altra parte appunto dire magari lo tengo protetto rispetto a quello che può essere il futuro anche economico e patrimoniale delle nostre vicende personali, insomma. Tra gli strumenti di segregazione del patrimonio ci sono quelli che sono tipicamente considerati come strumenti di segregazione del patrimonio in generale, vale anche per la collezione, cioè la collezione è solo un bene, o l'opera d'arte è solo un bene che ha quelle caratteristiche in più che abbiamo visto di essere appunto di necessitare di essere corredata da condition report, da certificato di autenticità, ma comunque patrimonio. E quindi sicuramente si considereranno la Family Chart, la fondazione, il trust, i soliti strumenti che vengono considerati nell'ambito dei passaggi anche generazionali. Non so se ho risposto a questa domanda, mi auguro di sì, però se ci sono delle declinazioni ulteriori sono però sia a disposizione ora che successivamente. Sì, grazie Anna Paola, è stato molto chiaro ed esaustiva la tua disamina. Sicuramente le persone che hanno posto la domanda possono essersi chiarite le idee e comunque siamo a loro disposizione, come abbiamo ribadito più volte. Noi intendiamo poter dar seguito a questo che vuole essere un primo incontro e vuol facilitare magari il dialogo tramite i nostri banker o direttamente contattando l'indirizzo che è indicato nella slide per poter raccogliere le richieste di approfondimento che le persone vogliano sottoporci. Non so se il dottor Vecchia ha modo di vedere tra le tante domande se c'è qualcosa su cui può dare specifica indicazione già adesso. Certamente, la ringrazio. Ho letto una domanda a cui vorrei rispondere. Mi si chiede se nel caso di opere d'arte datate, di cui non si possiede certificato di autenticità, quindi documenti confermanti l'attribuzione dell'autenticità, come si può ricercare documenti risalenti all'autenticità dell'opera. Allora, vorrei dire che tendenzialmente per ogni artista esiste un archivio, fondazione, esperto o ente o persona o ente giuridico avente riconosciuto dal mercato dell'arte, riconosciuto avente anche diritto, per emettere certificati di autenticità o pareri, cosiddette perizie, expertise,
riguardanti l'autenticità. Quindi è proprio in base all'artista che ci si rivolge, diciamo, all'esperto o all'archivio di riferimento. Quindi una volta identificato questo autore, non importa se non siamo al momento provvisti di un certificato di autenticità, perché potremmo anche avere delle sorprese riguardanti, come dicevo prima, la bibliografia. E quindi una volta identificato l'autore sappiamo esattamente a chi rivolgerci. E poi invece una domanda che riguarda un po' più il discorso del mercato e del mercato secondario, delle cosiddette vendite successive alla prima: in che modo il valore di aggiudicazione di un'opera influisce sulle eventuali aste successive a cui l'opera partecipasse? Innanzitutto dipende quanto è ampia questa finestra cronologica. Esistono le cosiddette ripetute in asta, cioè opere vendute 10 anni fa che vengono rivendute ora. Il mercato, come ho fatto alcuni esempi, di Lucio Fontana, di Ilghiero Boetti, il mercato era completamente diverso, i valori in gioco, l'interesse collezionistico era completamente diverso. Quindi per un discorso di rivendita o un discorso anche a fini speculativi, davvero dobbiamo tenere conto dell'artista, se c'è un nuovo e confermato interesse di mercato, ma soprattutto quando è avvenuta l'aggiudicazione dell'opera, quindi l'ultima vendita, quando è avvenuta e soprattutto dove: in una casa d'aste minore, attraverso una galleria, ecco, non una galleria, ma quindi attraverso una casa d'aste internazionale, che risalto ha avuto quell'opera all'interno del catalogo. Quindi la finestra temporale è fondamentale. Ed infine l'ultima domanda che ricevo è se il certificato di autenticità è riconosciuto legalmente, se rilasciato direttamente chi ha realizzato il quadro. Se non sbaglio è proprio l'artista che ha il diritto per legge di emettere il primo certificato di conferma di autenticità ed esecuzione dell'opera, ed è buona cosa da parte nostra richiederlo sempre anche e soprattutto ad artisti viventi, non solo alle gallerie che rappresentano l'artista stesso. Grazie, grazie Massimo, molto gentile e molto chiaro anche il suo intervento. Io non so se adesso abbiamo tempo per dar seguito ad altre risposte, ma probabilmente sarà opportuno eventualmente evadere quelle ancora in sospeso con dei contatti diretti. Avevamo preso appunto un lasso temporale che doveva concludersi attorno alle 7, siamo in perfetto orario. Io lascerei la parola al nostro amministratore delegato, il dottor Maurizio Zancanaro, che aveva sicuramente piacere di salutare sia gli ospiti che ci hanno gentilmente accompagnato in questa interessante disamina, sia la clientela che ci ha seguito con interesse e che invitiamo a seguirci anche nei prossimi eventi. Grazie Marco, io ho seguito con molto interesse quello che è stato detto, anche le domande mi sono sembrate domande fatte da persone che prima di tutto se ne intendono d'arte, ma che hanno anche il piacere, no, di che qualcuno se ne occupi anche, perché uno dei problemi grossi che abbiamo è proprio cercare di sensibilizzare le autorità, gli enti, proprio per valorizzare questo patrimonio artistico che veramente per noi è molto importante. È un primo passo questo che stiamo facendo, come vi dico, in un modo, spero che mi vediate, perché prima mi hanno detto che non mi si vedeva, non avete perso niente, ma il vedersi comunque è importante. Adesso ancora non si è attivata Maurizio, io mi continuo a vedere, però adesso non so se mi vedete. Perfetto. Mi vedete, allora ero uguale a prima, no? Dico, è un modo strano di vederci, di sentirci, però direi che è un primo passo verso quello che vogliamo sviluppare in questi anni difficili. Forse troveremo una nicchia di investimenti diversi. Io un po' di anni fa, ricordo, avevo provato a fare una gestione patrimoniale in arte. Era una bella idea, eravamo arrivati a un buon punto, anche come poterla fare, no? Questa gestione patrimoniale. Dopodiché la nostra nemica burocrazia ci bloccò, perché c'erano tali e tanti tasselli di cose, ma poteva essere un'idea intelligente anche quella. Avevamo proprio confezionata bene, proprio per far sì che questi anche beni fossero messi in questa gestione
e patrimoniali di beni. Di beni. Poi Banca d'Italia, la Consum, insomma, rischiavamo di andare avanti 20 anni, ma questa poteva essere una bella idea. La riproporremo di nuovo per capire che, per dare anche movimento, non movimentare un po' il patrimonio. Io, visto che abbiamo rispettato i tempi ed è giusto anche un'ora, ringrazio molto Marco Vicentini che è stato l'autore, diciamo il promoter di tutta questa iniziativa, lo ringrazio veramente tanto, ringrazio tutti gli ospiti, le persone che sono intervenute, che io non vedo ma spero di vedere presto, mi auguro che sia, come dico, un primo passo verso il poterci poi incontrare e organizzare queste cose di persone, saranno senz'altro d'impatto e sicuramente serviranno un po' a tutti. Grazie mille e non so se devo passare la parola a Marco, ma comunque vi auguro a tutti una buona serata, grazie mille ancora. Grazie Maurizio, direi che possiamo salutarci, se non ci sono altre indicazioni di servizio io rinnovo i miei saluti e i ringraziamenti per averci seguito fin qua, buona serata.